Verso il 1883 avevo sfruttato l'impressionismo fino all'esaurimento ed ero giunto alla conclusione che non sapevo né disegnare né dipingere. In poche parole, l'impressionismo terminava in un vicolo cieco. L'artista che dipinge la natura non cerca altro che effetti momentanei, non si cura di dare una forma artistica all'immagine e presto i suoi quadri diventano monotoni. Renoir, l'alba di un nuovo classicismo. Nella mostra di Palazzo Roverella, questo grande protagonista dell'impressionismo è indagato, evidentemente a partire da questa fondamentale stagione della sua produzione, poi attraverso il viaggio in Italia che gli compie nel 1881-82, che è la fonte di un ripensamento, di un rinnovato legame con la tradizione. E quindi seguiamo poi il suo percorso attraverso gli anni 80, 90, sino al termine della carriera di questo grande artista. Pierre-Auguste Renoir nasce il 25 febbraio 1841 a Limoges ed inizia giovanissimo, a 13 anni, a studiare e a sperimentare l'arte del dipingere come decoratore di porcellana in una fabbrica di Parigi, dove rimane per 4 anni. Dalla pratica di pittore ceramista, addetto a riprodurre soggetti tratti dai galanti maestri del Rococò, Renoir attinge il gusto per le scene sensuali, per il colore intenso e luminoso, per le forme chiare e levigate. Un'eredità formale che rimarrà sempre a far parte del suo linguaggio espressivo. Nel 1862 si iscrive all'École des Beaux-Arts. Sono gli anni in cui Renoir conosce Claude Monet, Frédéric Basile, con i quali inizia presto a recarsi a Fontainebleau per dipingere en plein air, una tecnica che consiste nel dipingere all'aperto, per cogliere le sottili sfumature della luce su ogni particolare. Le sollecitazioni offerte dalla scuola della natura, esplorata assiduamente a fianco di Monet, conducono Renoir alla conquista di una pittura sempre più luminosa e ad una scelta spregiudicata dei soggetti, frammenti di vite colte in un attimo di svago all'aria aperta, figure prive di ufficialità, restituite nell'immediatezza dei gesti quotidiani. Nell'elaborazione di una visione che rinnovasse la poetica dell'attimo in uno stile più maturo senza rinunciare alla modernità, ritrovando la definizione dell'immagine e superando i limiti formali dell'impressionismo, la ricerca di Renoir trova elementi di riflessione determinati nel viaggio in Italia. Un itinerario lungo le tappe convenzionali del Grand Tour, che si consuma tra l'autunno del 1881 ed il gennaio del 1882, quando il pittore francese attraversa il bel paese toccando Venezia, Firenze e Roma, Napoli per poi spostarsi in Calabria e a Capri fino a Palermo con la sua Monreale e ritornare nel Golfo di Napoli. Scoprendo che la fusione tra l'eredità impressionista e la lezione di grandi maestri italiani del passato, Carpaccio, Tiziano, Tiepolo, ma anche di Rubens, ma anche della grande pittura pompeiana di 2000 anni fa,
contribuisce a creare un nuovo corso, una sorta di personale declinazione di un classicismo quasi atemporale che sarà un'anticipazione anche di quel clima artistico del cosiddetto ritorno all'ordine che si ritroverà nell'arte europea tra le due guerre mondiali. In mostra per 47 opere di Renoir, provenienti da musei francesi, austriaci, svizzeri, italiani, tedeschi, danesi, olandesi e del Principato di Monaco. Accanto alle opere di Renoir sono esposti i capolavori dei grandi maestri dell'arte del passato, a cui egli si ispirò nella fase matura della sua carriera. Auguste Renoir è stato uno dei massimi esponenti dell'impressionismo. Questa fase della sua produzione è la più nota al grande pubblico, ma fu caratterizzata da una certa disparità di vedute con Monet, Pissarro e Degas. Già verso la fine degli anni 70, Renoir era tormentato dall'insoddisfazione, dal bisogno di trovare vie alternative. Il viaggio compiuto in Italia fu importante nel far evolvere la sua arte. Da qui, dalla luce di Venezia e del Mediterraneo, dalla lezione di grandi maestri del passato, Carpaccio, Raffaello, Tiziano, Rubens, Tiepolo, e dalle riflessioni sulla tecnica pittorica, nacquero i germi di una sorta di nuova classicità. Renoir arrivò così ad anticipare via via non pochi aspetti del ritorno all'ordine, che sarebbe esploso verso la fine degli anni 10 del Novecento, in reazione alle avanguardie. Insomma, la fase matura e poi conclusiva della sua carriera, su cui si incentra questa mostra, non fu affatto un periodo di decadenza, ma anzi si rivela quasi, con le opere pacate, sontuose e spesso monumentali che la connotano, un presagio di sviluppi successivi dell'arte. L'intento è quindi di porre in risalto l'originalità di una produzione che non fu per nulla attardata, ma che costituì uno dei primi casi di quella moderna classicità che sarebbe stata perseguita da molti pittori e scultori degli anni 10, 20 e 30, in maniera speciale in Italia.
nell'ultima sala c'è un'autentica emozionante chicca, anche per i cinefili. Come noto, il secondo figlio di Pierre-Auguste Renoir fu Jean Renoir, uno dei più grandi registi della storia. In un suo film del 1936, il raro Una gita in campagna, rese omaggio al padre, quasi ricreando nelle eleganti inquadrature le scene e le atmosfere dei suoi dipinti. In mostra sarà possibile vedere, in versione restaurata, alcuni spezzoni significativi della versione originale del film, con sottotitoli in italiano. Il risultato, a cui il maestro francese approda dagli anni 90 dell'Ottocento, è un classicismo personalissimo che si traduce in una nettezza di forme abbinata però alla libera contaminazione dei colori. È questa la strada percorsa da Renoir fino al 1919, anno della scomparsa. Il 3 dicembre, a Cagnes-sur-Mer, la località in cui si era trasferito nel 1908.